Caro allenatore, che guardavi da lontano quel piede d'un bambino che imparava piano piano e che cresceva così. Col fango nelle scarpe, il cielo nei capelli, nei giorni in cui la pioggia non fermava quelli che rimanevano lì a non lasciare quel sogno a metà, ma scriverlo nella realtà. Caro allenatore, che ora sei così lontano, qui non sai quante volte manca la tua mano, con quel tuo pollice in su. Adesso le partite sono sempre più insidiose, e quando perdi puoi dimenticare tante cose, tra cui la tua dignità, che è data e tolta tra il rimbalzo di un pallone e i commenti di voci senza un nome. Campionato di seconda categoria, girone M. In campo per la 15ª giornata la Pianorese e il Castel San Pietro. Due formazioni con esigenze di classifica completamente diverse, la Pianorese per staccarsi il prima possibile e cercare di allungare il distacco dalle ultime due della classe, e il Castel San Pietro invece per rimanere in scia delle capoliste, per il momento Sepelunga, Bellaria e Ponticelli. A pari merito comunque ricordiamo la squadra allenata dal signor Branchini, ci sono anche Futa e Calcio Imola, quindi un campionato ancora da giocarsi in pieno. Agli ordini del signor Rocchi Stefano scendono in campo le seguenti squadre: per Pianorese De Plano, Di Felice, Peddes, Varone, Gavioli, Vassura, Razic, Tugnoli, Romagnoli, Lombardi, Raffa. Nel secondo tempo entrerà al 15° Betosti al posto di Peddes, al 30° Baldanza per Romagnoli e al 35° Pazzaglia per Lombardi. A disposizione di Romagnoli in panchina Cattellan, Bedore, Morini e Anco. Per il Castello, Castel San Pietro, Tinarelli, Olmi, Calanchi, Tassi, Guidi, Castagnini, Tre Re, San Marchi, Bondini, Alvisi, Catanieri. Nel secondo tempo entreranno Rivani al 22° posto di Tre Re, al 7° minuto del secondo tempo Selva per Bondini e al 27° secondo tempo per Alvisi entra Casadio Loreti. A disposizione di Branchini, Griggio, 40, Dalle Donne e Castellari. La partita inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare un grande personaggio, una persona che ha dedicato la sua passione per il calcio, per i colori verde e blu della Pianorese. Parliamo di Fedele Stanzani, un personaggio che non è stato solo un dirigente della Pianorese, ma uno spettatore appassionato di tante, tutte partite della prima squadra, ma soprattutto anche del settore giovanile, che seguiva da sempre con tanto entusiasmo. E tanti momenti belli passati sugli spalti del Dainesi e sul campo di Pian di Maggio. Una partita che, detta dai dirigenti della Pianorese, sarebbe piaciuta proprio a Fedele per l'applicazione, la determinazione, l'agonismo con il quale i giocatori della Pianorese hanno cercato di contrastare gli avversari, ovviamente più forti tecnicamente e attrezzati anche in maniera per disputare un campionato interessante. Arriva! Ehi, oh! Vai, amico! Buona! 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 Bu
Nel primo tempo Vassura sfiora il gol e fa pensare al colpaccio di giornata, però è solo un'illusione ottica perché il suo tiro esce di pochissimi centimetri. Arriva così l'intervallo con le squadre sullo 0-0 e la ripresa è tutta un'altra gara. Bravo Nico. Attacchiamo quell'area. Bravo Nico. Dai, stai con la linea, Nico. Ha messo una gran palla. Roma. Punizione. Però era chi fa la terra. Non lo può lasciare andare. Sì, ma era mano quello. La palla, Andy! Cavio! Dai! Che faccia di oggi? Guarda l'area! Vai dentro! Porca trota! Dai che andiamo! Dai che buona! Ma dai, no! Bello. Occhio che tira, cazzo! Ricky, non puoi fare il gol, dai! Non era giusto. È un po' molle, eh? Oh!
la terza posa del campionato, riesce a prendere in mano la situazione e dopo un errore della squadra di casa che porta alla rete del vantaggio di Catania dopo 6 minuti, arriva il raddoppio alla mezz'ora di San Marchi, poi 5 minuti più tardi la prima delle due reti di Selva che appunto andrà in gol anche nel recupero al secondo minuto. Lì. Oh, ci si è fatto male a Roma! Si è fatto male a Roma! Ah, da solo, si è strappato! Stiamo qua! Dai! No, un calcio d'angolo, no! Dai che te la giochi! Dai, cadena, ladra! Dai, casa, punta! Dai! Letti! Secondo! Mettila! Bandiera! Uomo! No! Così devi entrare, puttana madre. È bella casa. C'è anche questa. È lì. Un momento difficile, un momento anche di grande commozione, sicuramente palpabile sul campo di Pian di Macina. È un risultato che passa un po' in secondone rispetto a quella che doveva essere una giornata per ricordare una grande persona. Ciao Fedele, da parte mia, da parte di tutti gli appassionati, dirigenti, giocatori che fanno parte della grande famiglia della Pianorese. Adesso appuntamento alla settimana prossima, quando la Pianorese aspetterà la capolista Eppelunga per dimostrare in campo quello che può essere il proprio valore e la voglia di uscire il prima possibile da una situazione difficile di classifica. Buona! Bravo Duca! Arriva Gabbo! Bravo, c'è! Bravo, dai, raga, bravo! Roma non può essere bello! E a dare tutto per scoprire qual è